Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Come ogni ultimo fine settimana del mese, domani e domenica, Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l'intera giornata. Deviazione dunque per le linee di bus lì normalmente in transito. Il trasporto pubblico in città per il 1º maggio è previsto il potenziamento del servizio da parte di ATAC anche per agevolare gli spostamenti di quanti parteciperanno al tradizionale concertone che quest'anno sarà al Circo Massimo. Il 1º maggio sempre le metropolitane resteranno aperte sino all'1:30 di notte, orario festivo per bus e tram. Dettagli e aggiornamenti su romamobilita.it. Thank you.